Ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, parleremo di alcuni prodotti un po' particolari comprati a Lidl, quindi la marca SN. Perché ho comprato questi prodotti? Vi faccio vedere in anteprima perché sono ispirati, almeno per il packaging, a quelli di Benefit. Li avete riconosciuti? Sicuramente la qualità non sarà la stessa o minimamente paragonabile perché questi prodotti sono costati 2,49 euro ciascuno. Mentre, come sappiamo, quelli di Benefit sono prodotti un po' più high cost, quindi magari il Bravopot costa sui 30 euro. Però se volete provare qualcosa di più economico, direi che tentare non nuoce. Quindi oggi li testeremo lungo tutta la giornata, o perlomeno gran parte di essa. Vi faccio vedere subito i prodotti da vicino. Questo qui è il Brow Perfect. La colorazione è la Natural Brown 01. E il packaging è questo qui, quindi si svita. All'interno c'è questo piccolo pot con la pomade, c'è un piccolo pennellino da poter utilizzare. È piatto, ha lingua di gatto, ma non so se andrà bene per il nostro utilizzo. La pomade sembra abbastanza morbida. E questo è il colore. Direi che come 01 è un colore abbastanza freddo. Mentre la matita, brush e pen, quindi abbiamo un lato, la matita vera e propria, con questa mina a goccia, e dall'altra parte abbiamo invece lo scovolino. Il colore è sempre lo 01, o almeno così credo perché non c'è scritto nessun numero, ma il colore era quello più chiaro di tutte le matite. E a differenza della pomade, è un colore molto più chiaro. E a mio avviso anche leggermente più caldo. Mentre il terzo prodotto che ho comprato è questo gel per sopracciglia, eyebrow gel, con questo scovolino davvero piccino. Dal colore ancora più caldo della matita. Sembra quasi una sorta di degradé dal più freddo al più caldo. Comunque, lasciamo asciugare gli swatch, vediamo se sono resistenti all'acqua o comunque allo sfregamento. Sono passati più di 5 minuti, ma ancora il prodotto in pomade sembra non essersi asciugato minimamente. Quindi aspetto un altro po' e vi aggiorno. Dopo circa 10 minuti, questa è sempre la solita situazione. Con un cotonetto pulito, provo a fare questa cosa qui. E come sospettavo, il pot in crema si è totalmente tolto. Magari perché ho applicato uno strato troppo spesso di prodotto, non so, ma adesso andremo a vedere sulle sopracciglia come si comporta. Gli altri due hanno resistito bene, quindi provo con un cotonetto bagnato di acqua. Il gel non resiste all'acqua, ma devo dire che la matita, ragazzi, si sta comportando abbastanza bene. Quindi se per adesso da questa prova dovessi scegliere un prodotto, la matita è sicuramente quella che mi ha colpito di più. Perché non si sta struccando neanche a morire col dischetto d'acqua. Quindi adesso direi di passare all'applicazione. Quindi dopo questo breve test direi di passare all'applicazione. Io consiglierei di fare un lato con il pot e il gel per sopracciglia, mentre l'altro lato con la matita e il gel per sopracciglia. Quindi iniziamo. Da questa parte andiamo con il pot e proviamo anche il loro pennellino, anche se a lingua di gatto, arrotondato, beh, non so fino a che punto vada bene per le sopracciglia. Questa crema per sopracciglia è praticamente Nutella, cioè sembra liquidissima. Vediamo com'è l'applicazione. Come prima impressione mi sembra un prodotto molto cremoso che quindi non si fisserà mai e col caldo penso che in questo test oggi mi andrà ovunque.
Quindi proviamo a mettere di sopra il gel per sopracciglia, che come abbiamo visto era molto più caldo come colorazione, nonostante fosse sempre la 01. Mentre da questa parte andremo con la matita, che come vi ho fatto vedere poco fa è una forma particolare perché è a goccia. Quindi andiamo con la parte più sottile magari a ritirare dei peletti e con quella più spessa a riempire. Quindi colorazione totalmente diversa dagli altri due prodotti. Al di sopra andremo ad applicare un po' di gel per sopracciglia. Quindi da questo momento che sono le 11:15 inizio ufficialmente il test. Sono le 2:15, quindi sono passate circa 3 ore dall'applicazione e questo è il risultato. Devo dire che il prodotto non si è comportato malissimo, ma l'effetto non mi fa impazzire più di tanto, cioè non so se lo userei magari per una serata, un'occasione, a parte che pur essendo il colore 01 secondo me è troppo scuro. Se qualcuno più chiara, quindi più bionda di me, volesse acquistare o provare questi prodotti, lo 01 secondo me è già un po' scuro come colore. L'unica nota positiva è che forse all'inizio il labbro pomade sembrava un po' troppo cremosa, mentre credo che si sia fissata. Facciamo una prova. Più o meno. Rilascio un po' di prodotto però non si sposta eccessivamente, mentre vediamo da questa parte. Anche qui la situazione non è delle migliori, ma in fin dei conti il risultato non è così pessimo, quindi aspettiamo qualche altra retta per il prossimo aggiornamento. In questo momento sono le 5:15, quindi dalle 11 è passata già qualche oretta e questa è la situazione delle sopracciglia. Devo dire che nonostante io mi sia toccata, nonostante abbia sfregato un po' questa zona, non rimane nulla sulle mani, quindi nonostante il costo di 2,49 euro, effettivamente un prodotto che li vale almeno quei 2,49 euro e anche dire qualcosina in più. Rispetto a stamattina le vedo un po' più carine le sopracciglia. Quindi magari con il passare delle ore è sbiadito leggermente l'effetto, ma lo trovo più naturale e carino. Devo dire che per il momento mi stanno piacendo, quindi è una prima impressione comunque, quindi dovrò provarle nei giorni, ma per il momento il loro livello è andato crescendo. Ci aggiorniamo tra qualche retta per lo struccaggio. Rieccomi, sono in questo momento le 6:15, quindi il test non è durato proprio tutta la giornata, però purtroppo devo struccare le sopracciglia, perché troppo fresco, quindi essendo che sono stata a casa, magari c'è stato caldo, mi strucco e mi ritrucco per uscire stasera. Quindi quello che faremo sarà struccare via i prodotti con una banale acqua micellare, una waterproof, e vediamo che succede. Questo ricordo che è il lato con la pomade e il gel al via del fondotinta, comunque sta venendo via. Direi che si è rimosso abbastanza bene. E da quest'altra parte
Se dovessi tirare le somme per dare un'opinione di questo prodotto, direi che per il suo costo chiaramente non è affatto male, perché con 2,49 euro cosa vi aspettate di comprare tutto sommato alla fine? Ma in fin dei conti è un prodotto che non ha una pessima resa, quindi è abbastanza carino, mi sono trovata bene. I colori, bisogna stare attenti con i colori perché, come dicevo prima, la gamma colori è ristretta, ma ci può anche stare. Se decidessi di acquistarli per provarli e siete anche voi castano, chiaro, biondo, vi ricordo che tutti e tre i prodotti erano 01, ma se vi ricordate, dagli swatch avevano dei sottotoni completamente diversi, quindi magari se siete caldi potreste acquistare il gel oppure la matita, mentre se avete un colore di capelli più freddo vi consiglio sicuramente il Brow Pot. Cambio di look. Quindi ragazzi, se il video di oggi vi è piaciuto, comunque lo cercavate, vi interessava o vi ho comunque intrattenuto in questi 10 minuti almeno credo, vi invito a lasciare un bel mi piace e vi invito anche a iscrivervi, perché ormai è quasi 2 mesi che ho aperto il canale e siamo arrivati a 100. Io sono molto orgogliosa di questo traguardo, quindi vi invito a iscrivervi se voleste solo anche supportarmi. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!